Bentornati amici nel canale. Oggi facciamo insieme i piselli essiccati. L'essiccazione è un metodo di conservazione degli alimenti. È il mio preferito. Consiste in un trattamento termico dell'alimento stesso al fine di rimuovere la quasi totalità dell'acqua in esso contenuta. Ed è facilissimo da fare ed il prodotto stesso non cambia il colore dopo la conservazione. Ho raccolto abbondanti piselli. Li ho sbucciati. Preparo le ceste e le ricopro con un tovagliolo in cotone. Ci verso sopra i piselli freschi appena sbucciati. Li cospargo in modo che non siano vicini l'uno con l'altro. Ed è l'unico accorgimento di cui bisogna fare attenzione. Li distribuisco in modo equo. Poi poso i piselli in un posto ombreggiato, quindi dentro casa, facendo però attenzione di stare in un posto piuttosto ventilato, ovvero davanti a una porta o una finestra, in modo che entra sempre aria. Se non abbiamo le ceste, possiamo costruire tranquillamente un contenitore con la rete, e cioè i laterali con la legna, dove andiamo ad applicare la rete. Unico accorgimento, però, è che i piselli non devono essere a contatto con il tavolo sotto, bensì devono essere rialzati, in modo che l'aria possa circolare anche sotto. Di tanto in tanto andiamo a smuovere i piselli, sia nel contenitore con la rete che nelle ceste. Dopo 7 giorni, se tenuti in un posto giusto, abbiamo già i nostri piselli essiccati. A volte può durare anche 10 giorni. Prendiamo un sacchetto di cotone ed andiamo ad immergere i nostri piselli ormai secchi. Magari cercando di eliminare quelli più piccolini. La stessa cosa facciamo se usiamo le ceste. Controlliamo i piselli. Sì, sono secchi. Ed andiamo ad immergerli in un sacchetto di cotone. È bene trattare l'essiccazione dei piselli in questo modo verso la fine di maggio, inizio giugno, perché anche l'ambiente di casa è piuttosto caldo. E l'aria esterna che entra nell'abitazione anch'essa è calda. I metodi naturali di essiccazione sono utilizzati fin dall'antichità, esponendo al sole gli alimenti fino ad una loro totale disidratazione. Inoltre, questo tipo di conservazione impedisce la contaminazione e modificazione della qualità nutritiva e organolettica dell'alimento. Questo significa che le proprietà nutrizionali dei piselli non sono in nessun modo variate quando poi le andremo a cucinare durante l'inverno. Adesso chiudiamo i nostri sacchetti ed andiamo a riporli in un luogo fresco e buio. Si manterranno intatti e sempre verdi anni dopo la conservazione. Attenzione però, questi non sono piselli per la semina, bensì sono il nostro alimento durante l'inverno.
Grazie amici, se vi è piaciuto il video lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao!